Ciao a tutti amici collezionisti e bentornati nel canale, io sono Emiliano74 e oggi siamo qui nuovamente in compagnia dei Gormiti! Bene ragazzi, guardate un po' cosa abbiamo qui oggi. Ebbene sì, la seconda serie dei Gormiti. Arriva una ventata di aria fresca, ragazzi, perché qui avremo a che fare con personaggi totalmente nuovi. Oggi sono entrato in un punto vendita Toys Center e me li sono ritrovati tutti davanti. Ho preso un box intero, il box ne include 24, soltanto che ne mancavano 4, quindi oggi andremo a sbustare 20 bustine, ragazzi, avete capito bene? 20 bustine della nuovissima serie. Allora, facciamo un po' di luce su questa serie. La nuovissima serie 2 include 11 personaggi nuovi, tornano i nostri gormiti più forti che mai in versione evoluzione mecha. Che cos'è questa evoluzione mecha? L'energia mecha è un'arma potentissima appartenente al popolo mecha. Questo quindi sarà un nuovo popolo che ci porterà tantissimi nuovi personaggi che vedremo anche nella serie animata in autunno. Il popolo è capitanato da Lord Electrion. Sentite che nome, ragazzi, Lord Electrion, il quale donerà ai nostri gormiti questa potente energia che li trasformerà in ultra gormiti. E questa volta con grande sorpresa, devo dire grande sorpresa perché di solito arrivano prima in edicola e poi nei punti vendita a giocheria. Invece questa volta il mio edicolante ancora non mi ha chiamato, il che significa che ancora, perlomeno qui nella mia città, a Roma, nelle edicole non ci sono. Ma potete trovarli già nei negozi di giocattoli. Quindi negozi di giocattoli ovviamente ben forniti come i Toys Center, sicuramente ce li avranno. Comunque ragazzi, prima di aprire queste bustine, vi dico subito che tutti i personaggi che andremo ad aprire saranno in vendita. Cercherò di completare, spero quantomeno di completare la collezione, perché la mia idea è quella di vendere la collezione completa, sperando ovviamente di beccarli tutti e 11, e poi dopo singolarmente posso vendere anche i doppioni. Quindi ragazzi, senza che vi andate a sforzare a sbustare inutilmente 2000 bustine con il rischio di beccare tantissimi doppioni, se oggi riusciamo a concludere almeno una collezione, sappiate che io la vendo. Ragazzi, bando alle ciance, iniziamo subito dalla prima bustina. Anzi, facciamo così, queste le svuotiamo tutte qua. Guardate quante sono. Così almeno questo scatolone lo togliamo. Ah, intanto prima di toglierlo, vedete ragazzi, qui ci sono già tutti i personaggi che possiamo trovare. Alcuni li conosciamo, ovviamente sono in evoluzione mega. Questo è Lord Electrion. Guardate che figata suprema, ragazzi! Speriamo di beccarlo. Lo dobbiamo beccare assolutamente. Guardate qua che belli. Ok, allora partiamo. Mamma mia, quante bustine! Partiamo subito dalla prima. Vediamo chi c'è qua. E iniziamo con chi è questo, non lo so, andiamo a vedere la card. Ragazzi, qui adesso mi trovo un po' spiazzato, perché Nucleor! Guarda, oh mamma mia, Nucleor, che bello! Allora, andiamo a vedere subito la checklist qua, che sicuramente ci darà una mano. Allora, abbiamo un Ultra Lord Carrion, Lord Electrion, abbiamo Ultra Koga, Nucleor, quello che abbiamo beccato ora, l'Ultra Vulcan, Motak, Ultra Karak, Ultra Zephyr, Omega Gred, Ultra Akilos, Ultra Hydros, Riff, Trek, Ikor, Eron e Aoki. Quindi questi sono i primi 11 personaggi che dobbiamo trovare e noi ci impegniamo ovviamente a trovarli. Andiamo subito a vedere il nostro Nucleor, che è un personaggio totalmente nuovo, quindi non è uno dei Gormiti che conosciamo in versione Ultra, ma questo appartiene proprio al popolo dei Mega. Guardate quanto è bello, ragazzi, è veramente figo. Stavolta devo dire che sono veramente molto belli. Guardate qua con questo tubo che gli passa dietro, bellissimo. Questa ovviamente è la sua card, lo appoggiamo qui. E togliamo momentaneamente la checklist. Apriamo la seconda bustina. 20 bustine, ragazzi.
20 bustine. Sono un bel po', sono un bel po'. Chi abbiamo qua? Vediamo la card. Oh, Lord Electrion, l'abbiamo beccato quasi subito, guardate che bello. Lo andiamo subito. Eh no, ragazzi, è proprio fantastico. È proprio bello, guardate che meraviglia. Ma devo dire che sono fatti anche bene rispetto a quelli che abbiamo visto precedentemente, a tutte le altre serie, anche per quanto riguarda la colorazione, perché sono dipinti molto meglio secondo me. Guardate qua quanti dettagli, veramente bello. Lord Electrion, e l'abbiamo preso subito. Questo sicuramente, ragazzi, adesso io non so come è distribuita la collezione da edicola, ma credo che sia proprio uno di quelli che in edicola non si troverà, quindi bisognerà cercarlo nei negozi di giocattoli. Ma andiamo avanti, terza bustina. Qui ci dobbiamo anche un po' sbrigare perché le bustine sono tante. Un altro Lord Electrion, quindi questo è un altro Lord Electrion che questa volta andrà nella sezione doppioni. Ok, perfetto, lo mettiamo là con la sua card, eccola qui. Qui ragazzi, fino a che non smaltiamo un po' di queste bustine non potete vedere neanche i gormiti, perché c'è veramente un macello su questo tavolo, un macello. Via, quarta bustina, veloce, veloce, veloce. Chi c'è qua? Ultra Zephyr, bene, perfetto. Abbiamo anche Ultra Zephyr, lo vediamo al volo. Guardate qua, una bella evoluzione, devo dire. Guardate come sono carrozzati i nostri gormiti con tutta questa armatura addosso. Bellissimo anche il nostro Ultra Zephyr. Qui c'è ovviamente la sua card che andiamo a mettere qua. Via, passiamo a un'altra bustina, veloci, veloci, veloci. Chi abbiamo qua? Un altro doppione, quindi questo è nuovamente, abbiate pazienza, ma già mi sono dimenticato il nome. Ah, Nucleor, perfetto, quindi anche questo va nella sezione doppioni. Nucleor, eccolo qui. Visto mai che riusciamo a completarne due, beh, due no, perché i personaggi sono 11, le bustine sono 20, quindi no. Però dai, già stiamo andando abbastanza bene, non ci lamentiamo. Un'altra bustina, vediamo chi c'è qua. Oh, qui abbiamo Omega Grad, perché dovete sapere, ragazzi, che non soltanto i gormiti saranno coloro a ricevere questi potenziamenti da parte di questa energia mega, ma ahimè anche i Darkans beneficeranno di questi poteri. Guardate Grad, che spettacolo. No, Grad è bellissimo, ragazzi. Già era bello prima, ma adesso è veramente fantastico. Sembra un orco tutto corazzato. Guardate qua che roba, bellissimo. E questa è la sua card. Ecco qui Grad. Apriamo quest'altra bustina. E ancora abbiamo tanto da vedere qui. E chi c'è? Abbiamo un altro Lord Electrion. La fabbrica dei Lord Electrion, ragazzi. Abbiamo i Lord Electrion per tutti, per tutti. Lo mettiamo qua. È già il terzo che becchiamo. Ci mettiamo la sua card. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Apriamo anche quest'altra bustina. Chi abbiamo qua? Un altro Zephyr. Basta mo però, Ultra Zephyr, noi dobbiamo concludere la collezione qui, non dobbiamo beccare tutti sti doppioni, Lord Zephyr, eccolo qui. È bello, già l'abbiamo visto, quindi lo mettiamo qui nella sezione doppions con la sua card. Andiamo avanti, sto facendo una sudata, ragazzi, che non potete immaginare con questi fari puntati addosso. Questo caldo ancora non ci molla, non ce la facciamo più. Che abbiamo qui? Ultra Hydros. Ultra Hydros, andiamo un po' a vedere come è fatto anche il nostro Ultra Hydros. Bellissimo, guardate che colori, guardate che abbinamento di colori. E sì, ragazzi, confermo quello che vi ho detto prima, sono realizzati molto ma molto meglio rispetto a quelli che abbiamo visto finora. Guardate che colorazione, fantastico. Bello bello, Ultra Hydros. E quindi anche il nostro Hydros ha ricevuto i poteri mecha. E lo mettiamo qua. Ok, allora andiamo avanti.
Intanto qui stiamo facendo un po' di spazio, visto che le bustine pian pianino le stiamo aprendo tutte, quindi cerchiamo di avvicinare un po' di più i nostri gormiti con le loro card, in modo che voi possiate vederli. Ok, mettiamoli qua. Andiamo avanti, ragazzi, perché questa collezione la dobbiamo finire, assolutamente. Oh, qui abbiamo anche un Ultra Vulcan, credo, non mi vorrei sbagliare, ma Vulcan ormai lo conosco abbastanza bene, quindi ebbene sì, Ultra Vulcan, abbiamo trovato anche lui, lo andiamo subito a vedere, eccolo qua, fighissimo anche Ultra Vulcan, sempre con il suo sorriso smagliante, guardate qua, bellissimo, quasi totalmente dorato, bello bello bello. Ok, ci siamo. Prossima bustina. Sono belle anche le bustine, guardate qua. Bel disegno, veramente belle anche queste bustine. Chi ci abbiamo qui? Questo dovrebbe essere Kerion, credo. Ebbene sì, Ultra Lord Kerion. Perfetto. Guardate qua anche il nostro Lord Ultra Kerion. In questa cosa veramente forzuta, guardate qua che bello anche lui, quasi totalmente dorato come il nostro Vulcan. Perfetto ragazzi, non vi preoccupate, dopo ve li sistemo tutti così li potete vedere tutti quanti bene bene. Adesso queste bustine ce lo impediscono perché ancora sono un bel po' da aprire. Chi ci abbiamo qua? Un altro Hydros, un altro Ultra Hydros, eccolo qua, ok, perfetto, non fa niente, lo mettiamo tra i doppioni, ok, vediamo qui chi c'è, mamma che caldo ragazzi, e beh, chi è questo qui? Non l'abbiamo trovato ancora? No, non credo, perfetto, questo è Ultra Aquilos, Ultra Aquilos, bellissimo, guardate qua, bello bello bello, ovviamente ha gli stessi colori di Ultra Hydros perché appartengono allo stesso popolo, quindi lo mettiamo qui con la sua card. Ok, andiamo avanti, ci siamo quasi, quante ne restano? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bustine, ancora abbiamo da aprire, ancora ci abbiamo un po' da fare. Vediamo qui chi c'è, chi è questo? Questo dovrebbe essere Karak, com'è che si chiama? Che non me lo ricordo, esatto, Ultra Karak, eccolo qui, bellissimo, del popolo della roccia, ve lo ricordate? Questa volta potenziato a 1000 dall'energia mecha, eccolo qui, perfetto, va bene, andiamo avanti, vediamo chi c'è qua, Ultra Koga, eccolo qua, abbiamo trovato anche Ultra Koga, lo andiamo a vedere, bello bello bello, Koga mi piaceva già come era prima, così mi piace ancora di più, bellissimo, questa è la sua card, perfetto, Ultra Koga, ok, andiamo avanti, vediamo qui chi c'è, vediamo qui chi c'è, un altro Vulcan, perfetto, lo mettiamo qua, procediamo, ultime 4 bustine, vediamo un po', vedete, un altro Omega Grad, la sua tessera, ecco qui, ed ecco qui Omega Grad, ultime due bustine, un altro Karak, un altro Ultra Karak, perfetto, l'abbiamo visto, quindi lo rivediamo al volo, tessera, e lo mettiamo qua, adesso vi prometto che sistemo tutto, e per finire eccoci qua con un altro Lord Kerion, ed eccoli qua tutti quanti in bella mostra, li ho messi tutti quanti a posto. Vi ricordo, come detto all'inizio, che questi gormiti sono tutti in vendita, quindi se siete interessati contattatemi, qui sotto nel box informazioni trovate tutti i miei contatti, quindi non avete nessun problema
a contattarmi e ci mettiamo d'accordo. Ragazzi, se la recensione vi è piaciuta, lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché è molto importante, non vi perderete in questo modo tutte le mie recensioni, soprattutto dei Gormiti. Cliccando sulla campanellina riceverete una notifica ogni volta uscirà un nuovo video, quindi non vi dimenticate, cliccate anche sulla campanellina. Io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi rimando alla prossima. Ciao a tutti da Emiliano e dai Gormiti!